Ok, bella ragazzi, io sono Anthony Epens e oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza nel ghetto pugliese, quello vero. Se qualche volta userò qualche termine dialettale, metterò qua i sottotitoli. Volevo dirvi che metterò qualche video e qualche immagine per farvi capire com'è il vero ghetto pugliese. Ma incominciamo capendo come io sono arrivato dentro questo ghetto. Stavo camminando in questo paesino, Sant'Agata di Puglia, quando uno mi ha fermato e mi ha detto: "Di chi si ficchia? Tu non puoi rispondere col tuo cognome, perché lì nel ghetto usano i soprannomi. C'è Pescialong, c'è Pisciaiuol." Io con i miei taralli in mano stavo mangiando e non capivo dov'ero in quel momento. Non sapevo cosa rispondere. Allora lui mi ha detto: "Vieni con me, facciamo l'aperitivo." Perché sì, erano le 11:30 e lì nel ghetto pugliese alle 11:30 si fa l'aperitivo. E non si può mangiare il tarallo senza bere qualcosa di alcol. Allora siamo andati lì a fare l'aperitivo insieme, erano le 11:30, io avevo appena mangiato il latte con i cornflakes, mi stava salendo tutto. A un certo punto lui mi guarda e mi fa: "Se ce ne masci, scemani. Se non ce ne masci, non ce ne scemi scem." Io che ancora non sapevo il dialetto pugliese, ho preso Google traduttore e ho capito che dovevamo uscire da lì. E un'altra cosa che volevo dirvi ragazzi è che quando siete nel ghetto gli altri se ne accorgono subito, capiscono subito che tu non sei di quel posto e che sei milanese. Però tutti ti trattano come un fratello, come un cugino, e la cosa non è massimo perché lì si mangia tanto, loro ti fanno mangiare. Non puoi andare in giro con i taralli, con le caciotte, perché lì ci sono tante gang. Poi loro ti prendono per un gang member quando sei lì. Sì, perché lì c'è la caciotta gang, la tarallo gang, e se ti vedono in giro con la caciotta testano se tu sei veramente un pugliese. Vengono da te e ti fanno: "Ehi, allora mangiate questo, mangiate quell'altro." Ti fanno mangiare tutto il tempo, no? Per vedere se tu sei veramente un vero pugliese. E quindi ti fanno sempre mangiare, tu stai male. Ecco, vi faccio vedere quando sono entrato nella cacio gang. Mi hanno lasciato un pezzo di cacio e sono riuscito a diventare un member, un gang member, grazie a questo cacio che ora ho un po' mangiato perché avevo fame. Però loro ti mostrano rispetto così, ti danno il cacio quando entri nella famiglia, quando vogliono essere i tuoi amici davvero. Però per entrare nel ghetto ci vuole anche una protezione. Nel ghetto pugliese io andavo in giro con la citrosodina, così almeno se succedeva qualcosa che mi facevano mangiare sempre, io riuscivo a digerire. E la danno sempre a tutti la citrosodina, chi non è abituato del posto, sempre in giro o citrosodina o il Feralgan. Una cosa che non ho visto nel ghetto pugliese ragazzi sono le telecamere. Ebbene sì, perché lì non servono le telecamere, ci sono le vecchiette del paese, si mettono lì con le sedie fuori, dalle finestre guardano tutto. Loro già sanno chi sei prima che tu arrivi, perché loro già ti vedono da lontano, sanno già tutti i tuoi cazzi, perché in quel paesino sparano tutti, tutti sanno quello che hai fatto. Se tu hai fatto la pipì 10 minuti prima, la vecchietta lo sa già, è andata a dire all'altra vecchietta, l'altra vecchietta ha detto al nipote, il nipote ha detto a tutti i suoi amici, e tutti quanti sanno che tu hai pisciato 10 minuti prima. È così che funziona nel ghetto pugliese. Una cosa che mi ha colpito è che io tutta la vacanza ho provato a pagare, a mettere dei soldi, ma loro non vogliono farti pagare. Tu non ti puoi azzardare nel ghetto pugliese di pagare, cioè tu sei pazzo. Io una sera sono uscito lì nel ghetto a San Rocco, sono andato a prendermi da bere e sono arrivati in 4-5: "No, pago io con mazzetti da 500 euro in mano", e fa: "Ma io voglio pagare oggi." No, cioè pago io, e litigavano per pagare. Cioè a un certo punto si sono presi i pugni, e io qua ho delle foto di ragazzi che sono veramente dei gangster, guardate. Ecco, questi ragazzi qua volevano continuare a offrirmi, si sono picchiati tutto il tempo, sangue, cose, per offrirmi una birra gelata. Poi ci sono stati dei giorni in cui sono andato anche in piazza, dove l'età media più o meno si girava sugli 80-85 anni. Tutti ti guardavano, tutti i vecchietti continuavano a guardarti. Io ero l'unico giovane, non sapevo cosa fare. A un certo punto ho cominciato a fare un po' come loro, no? A zoppicare, a cercare di entrare nella gang dei vecchietti, e loro mi hanno subito accolto come se fossi un fratello, come se fossi uno zio. Io mi ritengo molto fortunato di essere tornato con solo 10 kg in più. Certa gente ci rimane lì per sempre, ci va sotto, mangia, continua a mangiare, si fa 10, 15, 20, 25 kg, diventano tutti obesi e non riescono a scampare da questa cosa. Lì vogliono sempre mangiare, lì si mangia la mattina, si mangia la sera, si mangia il pomeriggio, e si fanno sempre primo, secondo, antipasto, contorno, tutto. Si mangia sempre, si vive in funzione del mangiare. Tu quando sei seduto a pranzo, loro ti guardano dal ghetto e dicono: "Ma cosa volete mangiare già stasera? Ma fammi finire il primo, non è ancora arrivato il piatto, già si pensa la sera dopo." È tutto così. Poi tutti i parenti, se tu dici a un parente che vuole mangiare con te, allora si uniscono tutti i parenti in casa e tutti vogliono mangiare. Adesso voi non dovete pensare che io voglia fare il figo, che sono nato nel ghetto pugliese, che io flexo di qua di là, perché non è così, perché è una realtà cruda. Nel ghetto pugliese bisogna sempre stare attenti. Comunque ragazzi, penso di essere stato il primo in Italia a aver portato questo contenuto su YouTube Italia. Se volete sapere le differenze tra la Puglia e l'Italia, mi raccomando scrivetelo qua sotto nei commenti, posso portarvi un altro video qua su YouTube. Io ora vi saluto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bella raga!